Quando abbiamo cercato di mettere in ordine questi racconti, siamo stati in difficoltà perché sono tutti belli, sono tutti interessanti, hanno tutti una voce comune. E allora abbiamo pensato che era possibile incamminarci e fare un percorso all'interno dei quartieri di Cremona. Poi abbiamo pensato, ma perché? Se uno vuole camminare per i quartieri di Cremona deve attraversarli per forza uno dopo l'altro, seguendo un percorso dettato dallo spazio. Abbiamo pensato di liberarci dai vincoli dello spazio e di poter volare idealmente da un quartiere all'altro. Come facciamo? Estraiamo a sorte. Abbiamo sentito la NASA e ci hanno offerto la tecnologia più avanzata in termini di estrazione a sorte, che sono delle mollette colorate per bucato. Le hanno già sperimentate su Marte, anche su Marte funzionano. Peccato che non si asciughi la roba perché non c'è atmosfera, però chiedo immediatamente l'assistenza di Fabrizio, maestro, amico, assistente, valletta, cialtrone soprattutto. Fabrizio è il nostro sacchetto per l'estrazione. Dico sacchetto perché penso alla sua forma fisica. Fabrizio porterà in mezzo a voi le mollette colorate. Ogni molletta colorata è legata ad un racconto, voi non sapete... Voi non sapete a quale racconto si collega ogni molletta e lui passerà tra di voi, chi ha voglia gli strappa una molletta di dosso. 12 anni. Mi chiamo Miruna e abito nel quartiere di Porta Romana. Grazie. Dove le strade sono sempre liberissime, piene di macchine. Quando mia sorella deve parcheggiare è un disastro. I miei vicini sono molto strani. La signora che sul balcone pettina le sue parrucche e ci parla insieme è molto strana. Le prime volte che la sentivo dire «Ah, sei proprio bella, sai!» pensavo che parlasse con sua figlia, poi invece... Un'altra persona particolare è il signore che porta a spasso, al guinzaglio, il suo bel gattone. Non avevo mai visto nessuno portare un gatto al guinzaglio, ma a pensarci bene, perché un cane sì e un gatto no? Ecco, se devo pensare a qualcosa che mi piacerebbe ci fossi nel quartiere, vorrei che ogni anno ci fosse una festa del gelato a Porta Romana, con attrazioni per bambini e ragazzi e 24.000 gusti di gelato per tutti. È proprio un peccato che la piazza non sia mai usata per fare feste e spettacoli. Miruna, 12 anni. È quello di San Felice. È molto piccolo ed è abbastanza vicino al centro della città di Cremona. Ci sono pochi abitanti, ma è molto bello perché ci si conosce tutti. Al centro del quartiere, vicino a casa mia, c'è anche una chiesa molto bella. Anche la chiesa è un po' piccola, ma è fatta molto bene. A volte immagino il mio quartiere come un piccolo paese, quasi incantato. È un piccolo paese che di giorno mi fa incontrare tante persone gentili. I miei amici, la signora Carla e sua sorella che vendono il pane, il padrone del Baker Street, la pasticceria migliore del mondo. Il barfiore, la signora del MIG 3, tutti mi sorridono e io sono felice. Quando mi guardo intorno, vedo però tanti lavori. Stanno ricostruendo la mia scuola materna e anche il giardino lì vicino e la cascina di fronte alla chiesa. Se uno guarda, può sembrare un po' brutto. Ma io invece... chiudo gli occhi e vedo già come diventerà il mio quartiere. Ci sarà la scuola più grande e più bella del mondo e tante cose più belle di adesso, una grande piazza e tanti fiori. Di sera invece, quando porto a spasso il mio cane Darwin, il quartiere diventa quasi magico. Con il buio
e i colori del tramonto che vedo in cielo, ogni angolo e ogni giardino prende dei colori bellissimi. Azzurro, argento, rosa, rosso e bianco. Le stelle, piano piano, brillano in cielo, vicino allo spicchio di luna. E a me piace tanto quando il vento muove gli alberi del mio parchetto preferito. Mi sembra che compaiano tante fate e tanti unicorni che danzano tra le foglie e mi sento felice. È per questo che il mio quartiere di San Felice è un po' magico ed è il più bello di sempre. Esperta di economia, la quale ha scritto questo libro, Cronaca di un disastro non annunciato, edito Chiare Lettere, che è questa mattina il punto di partenza per una riflessione, naturalmente in prima battuta retrospettiva su cos'è stato, qual è stato l'impatto di questa pandemia sull'economia italiana, le cause. Mariangela è stata particolarmente apprezzata durante il periodo del lockdown per la, per la capacità di rendere le cifre, le nude cifre che ruotavano in quei giorni in maniera vorticosa sui media, in maniera spesso incontrollata e interpretata in maniera invece molto più razionale, molto più alla fonte e sapendo restituire la complessità delle dinamiche economiche con un linguaggio accessibile a tutti. Questo è stato largamente apprezzato. Poi è uscito questo testo che prova a raccontare quello che è successo e da lì noi partiremo. Ma vorremmo che non fosse solo una riflessione sul passato, ma provi a immaginare anche ad essere una ragionamento su cosa può essere il futuro, cioè che cosa ci ha insegnato questa esperienza, cosa possiamo imparare per ripartire meglio da tutti i punti di vista, intanto nelle relazioni interpersonali, poi nella gestione del rapporto con il territorio che è sempre più maltrattato.